Drammatico incidente stradale a Reggio Calabria, un morto e un ferito. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare la dinamica della tragedia. Crotone, picchiato dall'ex, in preda al panico si getta dalla finestra. Scossa di terremoto di magnitudo 2.5 registrata nel Vibonese, l'epicentro nell'area delle Serre. Bancarotta fraudolenta e altri reati, arresto a Gioia Tauro, un uomo di 33 anni deve espiare una pena di 9 mesi di reclusione. Allaccio abusivo alla rete elettrica, arrestato un 38enne, operazioni degli agenti della Polizia di Stato di Gioia Tauro. Rischio idrogeologico, Uccione, i soldi ci sono ma la regione non li spende. Monica Seminara, consigliere comunale di maggioranza a Maropati, annuncia il passaggio nel partito del Carroccio. Boom dell'olio tunisino, Calabria in difficoltà, il governo risponde con le blockchain. Cinque frondi, cittadina sempre più culturale e sociale. Gerardo Sacco tra il ritorno al cinema e il premio America. Buonasera e benvenuti a Piana News, il TG di Piana TV. Tragedia nella notte a Reggio Calabria. Una Toyota Yaris infatti ha avuto un incidente sulle bretelle del Calo Pinace. L'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è stata protagonista di una violenta carambola che ha provocato la morte sul colpo dell'uomo che era alla guida del mezzo. L'altro passeggero del veicolo, date le gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza via soccorritori del 118 agli ospedali riuniti. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare la dinamica della tragedia. L'alta velocità del mezzo potrebbe aver determinato lo sbandamento fatale. Ha aggredito l'ex compagna colpendola con calci e pugni e lanciandole addosso anche delle suppelletti. Un uomo di 46 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della questura di Crotone con l'accusa di atti persecutori. Ad attirare i poliziotti impegnati in un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino sono state le urla della donna che dall'interno dell'abitazione posta al primo piano di un edificio stava chiedendo aiuto. Una volta intervenuti gli agenti hanno trovato la donna con alcune ferite al labbro e alla testa, che ha riferito di essere stata aggredita dall'ex compagno, aggiungendo di essersi lanciata in preda al panico dalla finestra dell'abitazione. La vittima dell'aggressione è stata soccorsa e affidata ai sanitari del 118 che ne hanno disposto il ricovero in ospedale. Messisi sulle tracce dell'aggressore, i poliziotti lo hanno rintracciato e condotto in carcere. E continua a tremare la terra. Un terremoto di magnitudo 2.5 si è verificato questa mattina nella zona del Vibonese. In particolare l'epicentro è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nei pressi di Fabrizia, ad una profondità di 40 km, e nelle vicinanze di Mongiana, Nardo di Pace, Serra San Bruno e Arena. Non sono stati registrati, fortunatamente, danni a cose o persone. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato di Gioia Tauro, nell'ambito del contrasto ai reati in generale, hanno tratto in arresto un 33enne di Gioia Tauro in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi per il reato di bancarotta fraudolente e altri reati. L'uomo deve espiare la pena della reclusione per un totale di 9 mesi in relazione ai citati reati commessi a Gioia Tauro nel 2014. E rimaniamo sempre a Gioia Tauro, perché sempre gli agenti della Polizia di Stato, durante un controllo ad un cittadino extracomunitario presso il proprio domicilio, hanno accertato che nell'immobile vi era l'energia elettrica nonostante l'assenza di un regolare contatore. Pertanto, a seguito di regolare verifiche effettuate da personale dell'Enel, è stato constatato che un cittadino marocchino 38enne domiciliato a Gioia Tauro ha realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, commettendo il reato di furto aggravato di energia elettrica, per il quale è stato arrestato nella flagranza dell'illecito realizzato.
Non solo il presidente di regione, ma anche commissario, questa volta nominato dal governo nazionale per accelerare la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. 320 milioni per 165 interventi, ma sono trascorsi 15 mesi dall'approvazione della delibera numero 355 del 31 luglio 2017 e ancora nessun intervento è stato cantierizzato. A questi devono essere aggiunti ancora oltre 100 milioni residui dei 220 milioni dell'accordo di programma quadro del 2010, che ad oggi non si sono trasformati in progetti concreti. Il consigliere regionale Carlo Guccione ha inviato un'interrogazione al commissario presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, per sapere quali sono le ragioni e le difficoltà incontrate nel cantierizzare gli interventi previsti. Ritardi che, alla luce di quanto accaduto in questi giorni con l'ondata di maltempo che ha devastato il territorio calabrese, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione in uno stato di emergenza perenne. Il paradosso tutto calabrese è che i soldi a disposizione della regione dunque ci sarebbero, ma non si spendono, afferma il consigliere Guccione, e nel frattempo se ne chiedono degli altri per la mitigazione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera. Non solo non si fanno gli interventi già previsti con finanziamenti nazionali ed europei, ma non si va avanti neanche con la prevenzione attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. È arrivato il momento, afferma il consigliere regionale, di fare chiarezza ed evitare il rimpallo di responsabilità. Il commissario presidente dovrebbe rendersi conto al più presto di aver fallito in questa missione. E mentre la Calabria, che è tra le 9 regioni con il 100% dei comuni a rischio, secondo l'ultima relazione ISPRA sul dissesto idrogeologico, continua a fronteggiare situazioni di emergenza, e il commissario presidente continua a voltarsi dall'altra parte, evitando di affrontare la questione, nonostante in questo campo il governo abbia dato pieni poteri alla regione. Nella conferenza organizzata nella sede di Taurianova della Lega, guidata a livello provinciale da Michele Gullace, è stato certificato il passaggio tra le fila del carroccio di Monica Seminara, consigliere comunale di maggioranza a Maropati, la quale, dopo un trascorso nella squadra di Forza Italia, ha deciso di abbracciare l'ideale di partito di Matteo Salvini. La Seminara, affiancata dall'altro consigliere comunale di Maropati, Giuseppino Cordiano, avrà l'incarico di coordinare l'azione politica della Lega a Maropati. I consiglieri hanno deciso di sposare il progetto leghista, certificato sicuramente dalla politica di Matteo Salvini, che sta riscuotendo tra molte figure del panorama politico calabrese che prima gravitavano in territori politici distanti dal pensiero della Lega, come specificato proprio dalla Seminara. La Lega, ha dichiarato l'ex forzista, ha fatto una campagna ricca di contenuti, è andato ovunque e per tali motivi l'ho scelta politicamente. Il consumo di olio di oliva nel mondo è sceso dell'8%, si tratta comunque di un dato quasi fisiologico, considerato che negli ultimi 25 anni il consumo era sempre aumentato in misura esponenziale grazie alla diffusione della dieta mediterranea a livello globale. L'obiettivo per avere una ripresa è puntare sempre di più sulla qualità e su una filiera che sia quanto più possibile chiara per i consumatori che puntano sul meglio possibile. La nota di aggiornamento del documento di economia e finanza voluta dal governo Conte, non a caso, aspira alla valorizzazione del Made in Italy attraverso la diffusione delle cosiddette blockchain sulle etichette. La tecnologia che attraverso ad esempio un QR code scannerizzabile con qualsiasi smartphone permette di accedere ad un vero e proprio registro notarile che svela ogni passaggio della filiera a partire dalle materie prime. Servirà probabilmente a creare un nuovo database accessibile ai cittadini dopo aver censito tutti i passaggi che ogni singolo prodotto fa prima di arrivare sugli scaffali dei supermercati, e occorreranno risorse già preventivate all'interno del DEF. Il sistema blockchain è già stato adottato su un pollo e presto potrebbe essere esteso ad altri alimenti, favorendo chi vuole comprare Made in Italy di qualità e magari calabrese. Il sindaco Conia, due risultati inseguiti con grande determinazione fin dall'inizio del nostro mandato, risultati non scontati e raggiunti grazie anche alla determinazione e alla collaborazione con
gli assessori Roberta Manfrida e Giada Porretta, rispettivamente delegate alle politiche sociali e alla cultura, che fanno di Cinquefrondi un comune sempre più attento e protagonista in due settori fondamentali per la crescita della comunità. Pertanto partiranno nuovi servizi per la comunità di Cinquefrondi. La Casa della Cultura sarà accessibile a tutti gli studiosi e visitatori che vorranno visionare il patrimonio storico conservato al suo interno dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30. A breve saranno avviati laboratori ed eventi culturali aperti a tutti i cittadini interessati affinché questa importante struttura venga vissuta come ricchezza culturale e occasione di incontro dove ritrovare il senso dell'arte, della cultura e della musica. Il sindaco, altra grande conquista dopo anni di assenza, è il ritorno dell'assistente sociale a Cinquefrondi, tutti i mercoledì dalle 9 alle 13. Un risultato importantissimo per la nostra comunità, arrivato dal costante e sinergico lavoro dell'amministrazione comunale e dell'ASP. L'assessore Manfrida dice: siamo orgogliosi di aver portato a compimento anche questo punto del nostro programma elettorale. L'assistente sociale è una figura indispensabile per la nostra comunità. Lavoriamo tutti i giorni per poter offrire più servizi utili possibile e siamo fieri che i nostri sacrifici diventino mezzi essenziali per la crescita di Cinquefrondi. E siamo in chiusura. Gerardo Sacco torna a creare gioielli per il cinema. Lo ha fatto per l'ultimo lavoro del regista Giulio Base, Il banchiere anarchico. Il maestro Sacco ha realizzato, su disegni dello stesso Base, gioielli di scena, l'anello e i gemelli in argento con particolari in corallo. Il maestro Orafo Crotonese, fondatore della prestigiosa Maison d'Arte Orafa, è stato tra gli ospiti d'onore alla prima del film, che inaugura la riapertura del Teatro Cinema Quirinetta di Roma. Nutro una profonda stima per Giulio, dichiara Gerardo Sacco, e sono stato felice e onorato quando mi ha chiesto di realizzare i gioielli di scena per un film così di elevato spessore. Insuperabile nel doppio ruolo di regista e attore, è riuscito a portare in scena non solo un testo poco conosciuto e prettamente teatrale, quale quello di Pessoa, ma anche un tema tutt'altro che semplice, come quello dell'anarchia del potere e della libertà. Un grande lavoro al quale auguro tutto il successo che merita. Una presenza costante e quindi molto apprezzata, quella del maestro Sacco, che anche quest'anno ha realizzato nei laboratori della sua Maison d'Arte Orafa il Premio America Edizione 2018. La consegna è avvenuta durante una cerimonia presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. L'opera, che celebra l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, riprende la forma di un'imbarcazione. La base è composta da due onde, memoria del mare solcato dai grandi navigatori, e uno scafo che dona stabilità a tutta la struttura. Sulla vela spiegata due bandiere, americana e italiana, simboli rispettivamente del nuovo e del vecchio mondo. Realizzata in argento e plexiglass, l'opera è smaltata ed incisa interamente a mano, come tutte le creazioni artigianali a firma di Sacco. Il premio America viene attualmente assegnato dalla Fondazione Italia USA a esponenti del mondo dell'economia, della cultura, della moda, dello sport e del giornalismo, che si sono particolarmente distinti nei loro ambiti professionali. Siamo in chiusura, vi ricordiamo come sempre che queste e altre news potete trovarle sul sito pianoinforma.it e sul sito cn24tv.it. Inoltre, per chiunque volesse rivedere questa edizione del TG Piana News, vi invitiamo a collegarvi sul sito pianatv.it. Vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata con Piana TV.